Questo è un bellissimo piatto d'eco. Questo è un bellissimo piatto detox, vero Cookie? Ciao Cookie! Che vi volevo sempre far vedere, che mia mamma sta preparando ovviamente sotto mia indicazione, vero mamma? Abbiamo messo arance bio del nostro alberello, ma guardate queste arance, sono arancioni, sono enormi ragazzi, ma sono troppo veri perché io sto raffreddata, da come si può sentire, quindi invece di premerla vi faccio vedere, è una ricetta anche fatta, si può anche mangiare, no? L'arancia? E questa è troppo troppo pura, cioè si taglia l'arancia a fettine, vedete? Poi si mette il finocchio anche a fettine e poi si va a condire con finocchietto, mamma, finocchietto, olive nere, ecco qua. Poi si mettono le olive nere, eccole qua, poi in base ai vostri gusti vi faccio vedere come la condisco io, mi piace, con le olive nere. Poi ci metto un po' di semi di finocchio. Finocchietto, questo ci azzecca tantissimo perché c'è appunto il finocchio, quindi questi ci vanno tanto tanto bene, vi consiglio di metterli. Poi ci metto un po' di pepe rosa in grani, oppure potreste mettere anche il pepe nero, oppure normale, insomma, un po' di pepe o un po' di peperoncino, ci vuole sempre. Poi metto olio extravergine d'oliva. Ok. Giro un pochino e tutto viene un sapore buonissimo. Voi fatelo anche prima un po' insaporire, prima di mangiarlo. È troppo troppo buono. Un po' di sale, stichino, e un po' di limone oppure aceto, quello che preferite. Poi si fa questo sughetto, ragazze, con un po' di pane. Che vi mangiate? Questo è un piatto detox, però molto energetico e multivitaminico, perché comunque l'arancio è molto purificante, vitaminico, e il finocchio anche molto detossificante, quindi super detox. Poi è facilissimo da preparare ed è troppo buono. Qua, mangiate un piatto, un contorno diverso dal solito. Provatelo. Ultimo tocco. Spremutina di limone, anche un po' di aceto balsamico ci andrebbe bene, poi dipende dai vostri gusti. Ed è troppo troppo buono, guardate che magnificenza, cioè fa venire l'acquolina a guardarlo, è troppo buono, provatelo, la bellezza e la bontà delle cose semplici. Vi mando un bacio grande, spero che vi piaccia questa ricetta semplice ma buonissima. Ciao.